Ciao a tutti amici, vi ricordo che il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Nuovo video, ben ritrovati nel canale da Angelo. Proviamo la Sanremo, il ladro. Bet 1. Ho per pieno in questo caso, vediamo un po' come va. Ciao a tutti, ben ritrovati. Avete passato bene le feste? Insomma, l'Immacolata. Sempre una festa, una ricorrenza. Stallo a 60 questa qui, ovviamente. Il gioco del ladro. Vediamo un po' se riusciamo a fare una partita integrale per prendere lo stallo. Vediamo un po'. Troviamo un po' di musica sotto qua. E chissà come mai quando faccio il video c'è sta musica, prima non c'era. Allora il bet non influisce, la slot se deve pagare paga in qualsiasi bet. Ovviamente tutto è basato sull'ultimo tiro, l'ultimo tiro determina la vita, no? La famosa vita. Se vi tiene in vita, in gioco all'ultimo tiro, quella è una vita. Quindi c'è lo schema sul mio canale, si chiama Il Segreto dello Stallo, dove troverete la spiegazione delle vite, super vite. La super vita dopo almeno 3-4 vite precedenti determinerà lo stallo in anticipo, quindi lo possiamo già sapere prima. Se dovesse capitare ve lo dirò prima. Quindi Vital Games, Sanremo Games, Vital Games significa appunto gioco delle vite, no? In parole povere. €50 cambiati. Ricordo che se dovessi vincere in questa sessione di gioco, al gioco si perde nel lungo periodo anche nel breve. Saluti, abbracci, insomma, a tutti gli amici, grazie a tutti per le iscrizioni, vecchi e nuovi iscritti al canale. Ha lasciato il gioco dentro quello lì. Sono schede comunque tutte uguali, grosso modo cambiano solo i simboli. Quindi abbiamo detto che le Vital e le Sanremo hanno lo stallo a 60, cioè non vi azzerano se arrivate a quel credito, e le Crystal Tech da 70 in su. Però alcune Crystal Tech nuove possono anche azzerare e ripartire dopo. Stiamo già mettendo quasi 50. Vediamo qui se ci dà una partenza. Speriamo bene. Sì, aria di partenza. Vediamo un po'. Non abbiamo segnali di riferimento in questo momento,
potrebbe anche azzerare o darci una variante secca improvvisa. Invece ha azzerato, falsa partenza, quindi, perché appunto ci ha azzerato. Se arriviamo a 60 non è più una falsa partenza, perché la slot è arrivata allo stallo. Vediamo un po' sempre. Quindi se avessi scaricato i 20 avrei limitato le perdite, come dico sempre. Che dobbiamo cambiare ancora un 50, cari amici. Infatti, quindi, come appunto vi dicevo, bisogna fare attenzione a queste false partenze, perché non ci sono vite né super vite, non c'è nulla, e in questo caso la slot ci ha mangiato i soldi, anche se poteva comunque salire gradualmente. Quindi i primi 50 euro sono andati a quel paese. Tre scatter, vediamo un po'. 8 euro. Andare subito a 3, per chi me lo chiede, perché tanto a noi ci interessa l'ultimo colpo, ci interessa arrivare alla vita. Ecco perché tutto ciò che sta in mezzo come punti non serve a nulla, quindi ci avrebbe mangiato in qualsiasi bet gli 8 euro. Forza con ste cacchio di vite. Mangiano comunque l'ira di Dio. E se vi fissate per lo stallo, vi portano via, diciamo, vestiti, scarpe, per non essere volgare, pure le mutande, ecco. Effettivamente, ecco perché vi dico, prendere la falsa partenza può essere buono, importante, perché se io arrivo, prendo subito una falsa partenza, per me è già una vincita. Che senso ha inserire tanti soldi per uno stallo che poi alla fine ci vai pure a perdere se non ti parti subito? Capite dov'è il mio ragionamento? Se vedete i miei video precedenti, infatti, con le false partenze si può anche, se non guadagnare, comunque non perdere. Cioè è più facile, diciamo, giocare di più senza rovinarsi. Qui stiamo invece dimostrando il contrario, e adesso per recuperare dobbiamo prendere uno stallo. Nulla di fatto ancora, che poi avete visto ci ha azzerato da quella partenza da 20 e sta mangiando altri soldi, che può mangiare fino anche a 80 euro per risalire, per rifare un'altra partenza.
bene. E meno male che i soldi andavano giù. E tante volte è meglio quando non vanno giù, perché può essere già in pagamento la slot. Quanto abbiamo cambiato? 100? Sta cambiando ancora, quindi sono 150 con questo. Insomma, il gioco del ladro è proprio un ladro, amici qua. Ci vogliono altro che uno stallo, due stalli per recuperare. Scat 13 subito a 3. Ormai si avvicina la partenza. Ok, questa è già una partenza, speriamo che va avanti. Ok, altri 20. Non abbiamo vite, potrebbe arrivare comunque lo stallo se vuole arrivare, ma è molto più difficile ovviamente, ma a questo punto andiamo avanti fino alla fine. Ok, questa è un'altra falsa partenza fino adesso, perché se non arriviamo a 60 la slot ci azzera. Ok, falsa partenza. Speriamo che parti subito. Una vita.
croce e basta. Sta ripartendo. Può essere un buon segno quando riparti anche subito tante volte, perché non ci mangia gli 80. Ok, ci siamo per lo stallo, quindi a questo punto la slot non ci azzera più o finiremo per il fine tempo per una vincita massima, oppure dove la slot arriva, ecco, 60, 70, 80, quello che sia. Quanto siamo arrivati? Un secondo. Più o meno, quindi se ci riporta lì bisognerà scaricare. Andiamo un po' veloci, tanto non si azzera. Ok. Vediamo un po'. Giù. Abbiamo finito. Ok, con questa sessione per adesso abbiamo limitato, diciamo, un po' la perdita, perché ci ha dato questo stallo. Vediamo se riparte. 7 euro. Proviamo la 20 euro, se non va dobbiamo abbandonarlo. Una vita? No, ancora il punteggio, ok. Vediamo, ce li giochiamo, vediamo un po' se riusciamo a ottenere qualcosa. Un gioco di rimanenza, però ancora non sappiamo, perché dobbiamo mettere i 20. Però in genere quando parte già con le pagate superiori a 10 si può sperare. Anche se non sono più come prima, una vita. Niente. Abbiamo già messo i 20, no? La 2
un po', una super vita da 30, ok? Va bene, cari amici, è andata bene. Quindi a questo punto, allora, facciamo un po' di gioco veloce. Facciamo vedere che andiamo giù, poi saliamo. Tanto non ci azzera, quindi... Almeno abbiamo recuperato con questa pagata. Mi aspetto i 5 scatter, i 4-5 scatter. Va bene lo stesso. Vediamo se ce li dà. Se no poi ce li prendiamo. Pagata, va bene. Prendiamoli perché siamo già... Il discorso di scadenza tempo, va bene, 86 o 90, insomma. Più o meno, insomma, abbiamo limitato i danni. Stessa combinazione, vediamo se è da 3. Una vita. Bene, cari amici, dai che forse ci siamo, dai. Forse siamo partiti col terzo, ecco, terzo stallo arrivato. Un mini bonus, c'è da dire. Possiamo andare anche veloce. Ci aspettiamo sempre gli scatter, se ce le vuole dare. Dai, questi 5 scatter. Oh, botta ancora. Botta ancora, botta ancora. Giù. Non ci serve arrivare a 100, tanto se vuole, come avete visto, riparte. Terzo stallo. Speriamo che ci dia il quarto. Adesso siamo in vincita. Bene, pagata da 11, siamo ancora in gioco. Superiore a 10 potrebbe darci un altro stallo. Vediamo un po'. Possiamo anche cambiare gioco, giusto per dimostrare qualcosa. Vediamo un po'. Allora, questo qui, sì, esatto, Chinatown, vediamo. Tanto se cambiamo gioco non cambia nulla.
troviamo appunto sempre una ventina d'euro. Deve dare le tre galline per Abbiamo messo 20, ci mettiamo ancora 10, cari signori, poi la lasciamo, anche perché è andata bene, direi un piccolo, si può dire, mini bonus. Se parte con questi 10 ci potrebbe dare anche un altro scarico e un altro stallo, se no potrebbe anche rimangiarti 70-80 euro e poi non si sa cosa fa. Anche se ce l'ha pagata da 11, ma non c'è tanto da fidarsi, perché può essere anche solo rimanenza. Bene amici, allora io vi saluto, è stato un bel video, diciamo, dimostrativo, sempre attenzione al gioco perché è sempre pericoloso, quindi è andata bene in questa partita, in questa sessione di gioco, quindi ci siamo presi anche un po' di vincita e va bene così, e questi tre stalli ci hanno intrattenuto. Ci sentiamo, ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao a tutti da Angelo e grazie.